Maelas nasce 4 anni fa soltanto come un'enoteca. Poi dopo la prima chiusura per lockdown, io col mio compagno ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto o facciamo un salto nel buio o chiudiamo. Dato che qua dentro ci sono tutti i nostri sacrifici, le nostre lacrime, ma anche quelle dei nostri genitori che ci hanno aiutato, perché il lockdown ha fermato il lavoro, ma non ha fermato gli affitti, non ha fermato la luce, non ha fermato nulla. Sono aumentati anche, tutto è andato avanti. E quindi poi abbiamo anche inserito la tipica cucina romana. Io ho sempre detto in questi 2 anni un po' pazzarelli che i sogni non vanno in lockdown. Non devono andare in lockdown, si continua, non si abbassa la testa. Nel nostro locale sono sempre stati tutti benvenuti e tutti saranno benvenuti nel nostro locale. Io pago le mie tasse, io mi pago le mie spese, io decido nel mio locale cosa fare. Non vedo perché ci debba essere qualcun altro che decida al mio posto. E chiunque può entrare nel mio locale. Io solo un'altra cosa volevo aggiungere, se posso. Noi non abbiamo mai discriminato e mai lo faremo. E ai miei colleghi voglio solo ricordare una cosa, che nei periodi bui che ci sono stati, prima il lockdown, poi aperti solo a pranzo, poi fino alle 6, poi soltanto a sporto, di non dimenticarsi della gente che li ha accampati con l'asporto. E quella gente, se ora non ha il Green Pass, deve essere benvenuta lo stesso nel loro locale, perché gli hanno dato da mangiare quando nessuno glielo dava. Punto. Voglio che non dimenticano questo, solo questo.